Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ho passato 20 minuti, 25 minuti circa nell'arco del Gran Premio al call center di Windy in Forstrada perché uno sbalzo di corrente ci ha fottuto la linea. Quindi ho perso 15-20 giri dalla gara, proprio la fase dei pit stop, quindi posso raccontare ben poco, cioè, oddio, posso raccontare il finale e le sensazioni al netto di qualche inquadratura al box Ferrari che mi ha fatto quasi venire da vomitare. Ho visto l'ennesima vittoria di Max Verstappen. Max Verstappen che vincerà il titolo mondiale 2024, però viva Dio, forse sono stato esaudito nel mio desiderio di vedere delle gare più combattute, più belle. È stato bello illudersi che Norris potesse raggiungere Verstappen. Io dico che non l'avrebbe passato. Poi non lo so, magari capiterà l'occasione. Io dico che non l'avrebbe passato. Poi non lo so. Devo dire anche una buona Ferrari, buona prova con Leclerc, un bel podio. Devo dire. È un gran bel vedere questi ragazzi, queste nuove leve della Formula 1 che danno aria fresca a questo sport. Ci si diverte. Peccato, avrei voluto vedere anche la Mercedes lottare più per i quartieri alti della classifica. Leclerc secondo a proposito di classifica. Buono, va bene, va benissimo, va benissimo. E non ha ancora vinto quest'anno. E questo è un buonissimo segnale. Vuol dire maturità. Maturità finalmente raggiunta da un ragazzo che ha un talento sconfinato. Ha un talento incredibile. E diciamo che adesso lui è nella fase Verstappen, però di Verstappen prima che vincesse il primo mondiale, perché Verstappen da quando ha vinto il primo mondiale è stato un crescendo rossiniano delle sue prestazioni e della qualità delle sue prestazioni. Sì, c'è la macchina è il 70% in Formula 1, però c'è anche lui. C'è anche lui. Sì, sarà tarata sulle sue sulla sua configurazione, però Perez, mamma mia, è un gran bel vedere. Avrei voluto vedere Russell anche lottare per quelle posizioni lì. Però dai, rispetto alla cumbia della noia, Angelino mancamente parlando dell'anno scorso. Si può dire che è tanta roba. Si può dire che è tanta roba. Dai, spero in un'estate vivace che magari ravvivi ancora di più questo mondiale di Formula 1. Perché in genere il vero mondiale di Formula 1 parte un po' da Monte Carlo, bisogna dire. Perché a Monte Carlo cominciano Monte Carlo, Barcellona, queste piste qua. Poi la trasferta in Canada. Queste piste un po' classiche dove le macchine iniziano a far vedere il loro reale potenziale, dove chi può si migliora. Insomma, sì, non si sono visti moltissimi sorpassi, ribadisco, per 20-25 minuti non ho visto nulla per questa cazzo di interruzione. Però dai. Bisogna anche saper apprezzare anche la marcia di avvicinamento in termini di prestazioni di una vettura rispetto a un'altra. Non è detto che voi sapete cosa penso dei sorpassi in Formula 1, quelli attuali, del DRS e tutto il resto. Però è bello vedere come la concorrenza di Red Bull migliori. Migliori.
Detto questo, adesso vi dico una roba. Io ho preso una decisione. Io ho preso una decisione. Io ho preso una decisione, davvero. Una decisione molto drastica, devo dire. Lo so, magari il richiamo del cuore sarà più forte, non lo so. Ma dall'anno prossimo ho deciso di guardare la Formula 1 come spettatore neutrale. Come spettatore neutrale. E il motivo è facilmente intuibile. Oltre al disaccordo su certe scelte, oltre al disaccordo su certe scelte, scelte più votate al marketing che alla vittoria. Dovrebbe arrivare Newey, è vero, dovrebbe arrivare Newey, è vero, Newey è un grande, ma io ho paura di una cosa, io ho paura di una cosa, che Newey venga a fare quello che fece come che John Barnard ai tempi di Prost, Mansell, eccetera, eccetera. Annunciato in pompa magna e poi avemo la macchina decente un anno, mi sa il 90, ai tempi di Cesare Fiorio, se non sbaglio. Avevamo una macchina che lottò per il mondiale con la McLaren di Senna, con Alain Prost. Anche lì furono fatti degli errori, furono fatti dei grossi errori dopo quell'anno lì. Ma allora si parlava di sport, che è quello che dovrebbe interessarci. Il prossimo anno, poi magari cambio idea. Il prossimo anno ho deciso di guardare la Formula 1 con spirito enormemente distaccato, in modo più neutrale. In modo più neutrale. I motivi, penso, li conoscerete presto, anche se qualcosa penso abbiate già intuito. Niente, basta così. Basta così. Max Verstappen vince il Gran Premio di Imola. Secondo un ottimo Lando Norris, devo dire, un ottimo Lando Norris, al quale chiedo più coraggio. La velocità adesso ce l'ha. Lo voglio vedere duellare adesso. Gli manca questo a Lando Norris. Voglio vederlo duellare. E poi un grande Charles Leclerc. Oddio, diciamo che guarderò con simpatia più i piloti che la macchina. Farò un po' come la MotoGP. Che è il contrario della Formula 1, dove si tifa più il pilota che il mezzo. Oddio, la Ducati che domina è un gran belvedere per noi italiani. Per noi italiani. Detto questo, vi saluto, vi auguro buon pomeriggio. C'è un'ultima giornata di Premier League che non mi voglio perdere. Voglio risciacquarmi la bocca dalle amarezze di questo periodo. Voglio un po' rifarmi gli occhi, ok? E passare un'estate tranquilla, tranquilla. A dopo.